Ci troviamo nel nostro stabilimento di macchine per la raccolta del foraggio a Bad Saulgau. Qui, nel sud della Germania, Klaas sviluppa e produce anche i carri combinati e autocaricanti Cargos, oltre a voltafieno, andanatori, falciatrici e testate per trinci. Oggi vedremo come nasce un carro combinato Cargos. Qui siamo nell'area di montaggio vicino alla catena 4 destinata al Cargos. Poiché il cliente può scegliere tra telaio tandem o tridem, tra blocco a sali ammortizzato, idraulico o meccanico, questi componenti sono costruiti in modo modulare. In una seconda fase viene montato il telaio base. A destra vedete un profilo a C, stabile, di grandi dimensioni e con un'altezza di 300 mm, funge da telaio base. Al suo interno si trova, protetto, il motore ad olio che aziona il fondo mobile. Successivamente si passa al montaggio del fondo mobile, stabile e resistente, con una macchina speciale. Il fondo in acciaio galvanizzato a fuoco è dotato delle catene a maglia piatta tipiche degli spargitori di compost e di barre imbullonate. Si passa poi al montaggio delle sponde realizzate con pannelli profilati per rimorchi molto stabili e rinforzati con montanti. Le due pareti sono montate sul carro a sinistra e a destra. Qui vediamo il nostro Efficient Feeding System, un fondo mobile che si abbassa costantemente di 50 cm. Ciò consente un passaggio più delicato del prodotto e uno scarico più pulito dal carro con relativo risparmio di carburante. Nei Cargos 8000 e 9000 si ha anche la possibilità di smontare il gruppo in breve tempo. Ciò consente di risparmiare 2,5 tonnellate di peso e il carro combinato si trasforma in un normale carro autocaricante. Durante la prova di funzionamento vengono controllate nuovamente tutte le funzioni del carro. Quando tutto funziona al 100%, il carro viene approvato e può essere consegnato.